Buonasera, ben ritrovati, buon sabato, buon fine settimana a tutti. Inizio subito dicendovi, oltre alle solite cose, scusate un secondo, vorrei capire, si era fatto un po' di polverina davanti alla webcam, scusate. Allora, vi dicevo, come sempre, link in descrizione, canale Twitch, Facebook, pagina Facebook se volete seguirmi, far parte della mia streaming, giocare con me e quant'altro, consigliarmi, seguire news e tutto, non solo riguardo me. Volevo dirvi che lunedì non sarò in live perché lunedì 30 aprile, perché sarò al Comic-Con ad incontrare, sperare di incontrare Lucy Lawless, ovvero l'attrice che ha impersonato Xena, che ha partecipato, cioè era una delle protagoniste di Spartacus e che ora sta in Ash vs. Evil Dead, ma è come anche altre serie TV, come tipo Penny Dreadful, se non mi sbaglio. E niente, quindi probabilmente non sarò in live, anzi, sicuramente non sarò in live, quindi non riuscirò a streamare. Abbiate pazienza, chiedo scusa, tanto non c'è nessuno comunque. Però mi sembrava giusto dirlo per quei pochi che mi seguono. Detto questo, oggi finalmente, perché abbiamo farmato, ci siamo resi conto che abbiamo farmato abbastanza, quindi è inutile continuare a tenerlo in pausa. Finiamolo, così ci togliamo il pensiero. Completiamo. Vikings, Wolves of Midgard, grazie all'aiuto e anche il piacere e l'onore di giocare con Shield. Ciao! Ciao. Si è visto che bel ciao! È un ciao tipo da 104, proprio ritardo di quelli. Ah, io mi sono anche reso conto, tra l'altro, che non ho avviato Steam. Bene. Abbiamo Steam. Un salutone a tutti quelli che ci Vi sono, chiedo se sei scusa i capelli, gente. ma per i capelli. Vi chiedo scusa, ma sto cercando di farmi crescere i capelli lunghi e sto in quella fase, come anche quando uno prova a farsi crescere la barba, in quella fase dove magari vanno per cazzi loro tutto, quando va per fatti loro tutto. Ma è una fase necessaria perché una volta cresciuti, col peso, diciamo, diventano più stabili, ecco. Quindi non badate ai capelli che ce l'ho. Ma cosa? Una novità appena fresca fresca di Steam è arrivato Shadow of the Tomb Raider in preordine. Uscirà il 14 settembre. Non lo so, forse questo gli faccio un No, day one, non lo so, vediamo. 60 euro. Devo vedere se lo trovo un po' o meno da qualche altra parte. Vabbè, abbiamo Vikings. No. oggi si va a fermare il Ragnarok. Fermiamo il Uccidiamo Grimir, così i nostri vichinghi si possono riposare. Vieni, quando sei dentro vivi. Ci songo. Dopo anni di livellaggio siamo arrivati al punto dove possiamo affrontare l'ultima missione. Ma se non partiva subito mi incazzavo perché ci ha dato più problemi in quel senso. Avrei spaccato tutto, porca. Andiamo. Allora, raga, vi faccio un breve sunto. Eravamo rimasti che dovevamo fare il livello dove Matteo, vado a diamo la prendere le caccia, mi coperture. sembra, a quella gigantessa che ci sfugge. No, Grimir dobbiamo uccidere adesso. La gigantessa l'abbiamo uccisa l'ultima volta. E quindi non lo ricordavo più neanche io. Comunque vi ho messo il video sulla pagina Facebook.
l'ultima parte dove eravamo rimasti per ricordarlo. E niente, dobbiamo fermare il Ragnarok. Questo è il succo. E niente, andiamo. Faremo un livello che si chiama Ice and Fire, perché praticamente avremo a che fare sia col ghiaccio che col fuoco. Via del ghiaccio e del fuoco. Praticamente Grimm è entrato nel pozzo eterno, noi l'abbiamo impedito, adesso dobbiamo entrare pure noi da quest'isola, la seconda entrata nel pozzo, e ucciderlo. Vediamo, mo penso che diranno anche qualcosa. Sì. Grimnir has already entered the Eternal Well, yet the end of all worlds has not yet begun. Why does he hesitate? Whatever transpires with their master. His allies have occupied the legendary island of Fron in numbers beyond comprehension. Frost and fire giants, uncomfortable allies, keep their distance from one another, awaiting their leader's return from the Attesa lower dell'inizio del plane, Ragnarok. awaiting the start of Ragnarok. Vediamo il Ragnarok. Andiamo, mio fratello. Ok, mo qua dobbiamo cercare tutto, vedi. Un attimo. Perché non mi prende i numeri? Boh. Vedete, ci sta la neve che mi sta. Oh, non fa più usare l'abilità. Ah, fuoco, fuoco, fuoco. Quindi può qua e si dovrebbe togliere. No, non si toglie. Ah, cacchio, 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 cacchio. Stava di qua, stava di qua. Levatevi! Oddio, quanta gente. Ma perché non mi prende più le abilità sto gioco? Pensatore. Il 3 non lo Che siamo in prende. live, perciò. Mi prende solo l'1 e il 5. Ho detto siamo in live. C'è neanche il totem da scassare qua. Aspetta un attimo, provo a fare una cosa un po' rischiosa. Se non sbaglio avevo uno che aveva un po' di rigenerazione in più. Ah no, aspetta, avevo l'anello che mi resisteva sia al ghiaccio che al fuoco. Eccolo qua. No, ma perché questo gioco maledetto? Ma non è che è la tastiera che non funziona più. Ho fatto browser web, vado a premere 2 e mi esce il numero. Adesso vado su Google, premo 2 ed esce. 2, 3, 4, 5 vanno. Ho capito, devo combattere senza abilità a quanto pare. Ma io l'ho vista, l'hai lanciata, mo uno. Quella è l'abilità del Mjolnir, vivi, che usa come attacco a distanza del martello. Funziona solo l'1 e il 5. Le altre non vanno. Di tutte e due le 1. armi. Ma Di tutte e due. forse non le tieni attivate, prova a vedere la parte dei doni. Occhio Se sono quelle di al fuoco. Thor e Tyr, vivi, le ho sempre usate. Abbiamo capito che questo gioco se rompe le balle in qualche modo non è contento. Sì, ma cioè, quando abbiamo farmato tutti questi problemi non li ha avuti, eh.
Dopo che siamo in live dei problemi. Ma prova a ritornare alla parte, prima che iniziamo la missione. Tanto siamo ancora all'inizio. Al villaggio dici? Ma no, al villaggio. Boh. Io non so capire sto gioco. In live fa così, ragazzi, non ci fate caso. Non ci deve mai andare bene nella vita, nella live. Abbiamo farmato senza uno stragazzo di problema. Mo' che abbiamo, siamo in live. Qua vanno! Allora andiamo. Ci abbiamo fatto un altro po' di farming. Quindi noi nel farming abbiamo fatto essenzialmente questo: picchiare e ritornare alla missione. Saltiamo la parte che dice oppure la lasciamo di nuovo andare? No, no, salta, abbiamo già visto. Grimnir has already entered the Eternal Well. Ok, vanno. Eccolo pacchettino. You couldn't even scratch me. Ma poi abbiamo anche delle armature qua che dovrebbero emanare calore. Non dovremmo avere un po' più di resistenza? Ciao Fully Noise! Forse pure tu vieni domani. Ma noi oggi lo siamo finiti. Oh, dici al comico? Oggi è 28, vivi. Ah, forse a PUBG allora intendo. Spam. Al Comic Con, ah, io domani non ci vado, io vado solo lunedì. Furi, se ci sei lunedì ci possiamo vedere, altrimenti pazienza. Ah, fuoco. Lunedì, ah, ok, va bene. Io penso che andrò prestissimo perché dovrò stare lì davanti per assicurarmi l'entrata nell'incontrare Lucy Lawless. Due ore d'attesa. Sì, è fatto. Prendo il primo treno, penso che sta alle 6. Arriverò per le 6 e mezza a Napoli e... penso che comunque un'ora prima starò delle aperture, starò là. Manco i concerti vivi. Tanta attesa per stare in prima fila. I concerti ho atteso pure più tempo, di un'ora. No, ma dico anch'io. Quando sono andato a vedere gli Slayer, tipo il concerto iniziava alle 9 e mi sono messo in fila alle 5 o alle 4. Niente corda qua. Oddio. I am invincible. Fuoco, sta di qua. Ciao Emulare, ma che bello sto gioco, sembra un diablo evoluto. Sì, è preso palesemente spunto da Diablo, però è a tema vichingo, come piace a me al signor Shield che sta giocando con me. Buon salve signor Remo, bellissimo. Però Emo, se ti interessa giocarlo non ti conviene perché è buggato assai. Sì,
Infatti abbiamo anche adesso beccato un bug. Almeno in cooperativa, non so come lo stato in singolo. Vabbè, ma a giocare, raga, io lo consiglio, però prendetelo per quello che è, perché è un gioco che è stato abbandonato. È finito che è finito, però quei pochi bug che aveva non gliel'hanno mai aggiustato, quindi è così. E sono bug assai fastidiosi. Ui, come ha preso, maledetto. Oh, no, bastardo, ha preso. Olè, lancio il martello. Salve, stupendo shield. Oh, quanto è dolce. Oh. È un panzarottino, panzarottone dolcioso. No, questo se ti piglia ti fa un male. Sì, hai detto bene. Oh, ma il fuoco, cacchio. Stai di qua, io vado di qua, basta. Ah. No, vivi, se andavi qua c'era tipo la parte del fuoco e potevi curarti un vabbè, po'. Vabbè, ormai sto qua. Emulare, se vuoi facciamo la coppia insieme, anche io me lo voglio comprare. Si vuole comprare vai. Ah, emulare, a proposito, io ti aggiungo... Sì, Fury Noise, sì. Emulare, a proposito, ti ho aggiunto su Steam, non so se l'hai visto. Ma che è? Che non lo capisco questo. Aia. Oh! Papà Rabeppo! Papà! Morto! Oh, non abbiamo trovato niente, solo un totem, Joe Cool. Probabilmente abbiamo farmato anche troppo perché i nemici li sfasciamo. Ma ti ricordi la prima volta che ci siamo venuti? Ci hanno massacrato. Oh, questo è quello là di... Ti piace. Non mi avrai. Oh. Easy. Questa è l'abilità di Thor, raga, praticamente scateni una tempesta. No, il talismano di Thor. Talismano, vabbè, il talismano di Thor. Scateni perché tempeste. Quelle sono diverse. Con queste qua. Allora, V-Sector, che giochi hai provato su MEME? Sì, è già accettato, ok. Ciao, Vivilock! Questo mio lo dedico a Emu. Olè. Mjolnir dedicato ad Emu? Sì. Allora, sul MAME cosa ho provato? In live ancora nulla. Però di mio ho provato un po' di roba, sì. Undercover Cops, Cadillac and Dinosaurs, Outzone. Che cacchio ho provato più? Non me lo ricordo, comunque ho provato tanta roba. Io li ho provati, Vivi? No, però li ho scaricati. Oh, beccati la potenza di Odino. Un po' di fuoco, ho capito, crepa col fuoco. Oh, cazzo, fuoco. Qua, qua. Oh, merda. Vediamo che mi curo Vivi e non mi supporto con Mjolnir. Mjolnir! Più avanti... Grazie, Thor! Su c'è un altro totem gioco. Però almeno che qua ti diano l'altra parte il Leviathan. Qua da dove siamo arrivati, visto? Quindi, a meno che la mappa non sia gigante, ci siamo lasciati qualcosa dietro.
Ho provato anche Vendetta, emulare che passione. So, cavolera. Quando stanno ghiacciati crepano subito. Vedete raga, la strada del ghiaccio e del fuoco, praticamente Game of Thrones. Altare per level up. Tu fai la stai facendo? Sì. Mi aumento il danno. Livello 30. Tempio di Hell qua. Non so, io per te, a te dice di Hell, a me dice di scatti. Vabbè, io sto a buona, buona percentuale del livello 30. Doni... Frenesia magica. Dor prima e se seguaci con la ricarica più breve e doni attivi. Ma adesso dobbiamo trovare i frigoriferi per... Sì. Per salvarci la pelle. E non mi prendi, bastardo. Bastardo. Dobbiamo scendere qua, mi sa, perché no. Ho provato anche Aerofire, Aerofighter, mi stanno venendo meno a mano i titoli a me. Aerofighters Waku Waku 7. Qua a sinistra siamo andati vivi? Non lo so, di no. Torniamo un attimo indietro. Vedete qua. Se questo c'ha più... Che vuoi? Perché qua mi sogna che posso andare? Boh. Vabbè, forse si arriverà da sopra. Totem curativo. Ok, no, questo c'ha solo... Da qua si scende, vedi? Sì. Ok, abbiamo già completato i troll di fuoco. Invece no. Sì, invece. Non si, no, dico, non si scende di qua, vedi? Ah. Boh. Aspetta, sai un vedo un passaggio di là. Di qua, vieni? No, da là sotto ci ho provato, non si va. Duro. Ho già provato io. Frigorifero. Ah, è tutta là, Ah, beh, niente, si unisce praticamente qua, bene, niente. Ah, boh, almeno una sfida l'abbiamo completata. I totem e i teschi. Mm. Ah, teschio. Magari abbiamo un culo e ci capita lo scrigno con due teschi. Sai che goduria. Può essere pure, Ma già più volte ci è capitato scrigno con due teschi. Sì, sì, lo so. Allora, abbiamo constatato che la cosa importante in questa missione per sopravvivere è non farci colpire. Tutto quando si fa un gruppo di persone. Ecco questo. Mi ha colpito, mortacci sua. A sinistra si continua. Andiamo a destra. Andiamo a destra. Andiamo a tocca cacazzi dalle palle. Ma non ha fiatato. No, mi prendi. Basta.
nemmeno io di voi. Peschio. Buona così. Oh, fuoco, 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 fuoco. You need to get stronger. Devi diventare più forte. Andiamo qua su prima. Sì, c'è un'altra zona chiusa. Forse questo dovrebbe darci la parte Leviathan. Ma a me non mi darà un cazzo, sì. Devo andare dietro per il fuoco. Sì, il Leviathan me l'ha dato il pomello. Yep. Ok. Provo a craftarlo. Craftato? Ma l'ho fatto, trovali tutti, achievement sbloccato. E io me la prendo nel culo invece. 299, 56. No dai, si è bloccato. Ti si è bloccato? Sì, quando facci, lo sai, no? Quando fai lei i manufatti dentro... dentro la missione mi si blocca sempre. Riesci e ti rinvito allora. Sì, dai. Beh, almeno a sto giro non si è bloccato a tutti e due. Che sfigato che sono, mamma. Sono i bug della cooperativa questi. Probabilmente l'ospitato si becca tutti i bug possibili. Però mi dice a me che sei ancora qua in partita. Io sono uscito dalla partita. Torna al menu, rifaccio la partita. Questo è uno dei bug, sì. Sì. Quando formi... se crei un manufatto all'interno, ci sono dei manufatti missione, di cui anche Mjolnir, che fa parte di un manufatto. Ogni, diciamo, principale dio ha un suo manufatto. E se lo crei durante la missione si blocca. Tranne Loki, lui non c'ha il manufatto. C'è quello Thor, Odino, Scatti, il Leviathan credo che fosse per Tyr. Vabbè, fortunatamente però diciamo che mo Shield carica la partita, la riprendiamo da dove eravamo rimasti tranquillamente. Però sì, questo è uno dei bug purtroppo. Ti è arrivato l'invito? Sì, mi è arrivato. Vedi, anche questa cosa che lui mi ha chiesto, ti è arrivato l'invito? Perché a volte non capita che non va neanche l'invito. Mi è crashato il gioco a me adesso. Come è crashato la Shield? Bello. Ecco perché ci abbiamo messo tanto per finirlo. Emulare, noi sto gioco l'abbiamo finito parecchio, cioè abbiamo iniziato un po' di tempo fa, già almeno 2 mesi fa l'abbiamo cominciato. E abbiamo iniziato che eravamo veramente veramente entusiasti, perché a mia Shield ci piacciono le cose vichinghe, però con tutti questi bug che ha rompe veramente, cioè, la fa un po' passare la voglia, rompe veramente le scatole. Oppure se a lui arriva l'invito non si unisce, perché c'è la sessione, dà problemi, cosa ne so. Però per esempio vedi questa qua del menu, sto gioco ha delle musiche stupende, fatto tecnicamente si vede che ci hanno lavorato. Poi però probabilmente hanno tipo mezzo fallito i creatori e hanno abbandonato, detto ma il gioco è finito, tenetelo così com'è. Hai rifatto l'invito? Mai sì. Mai berrata. Perché non me lo fa cliccare? Allora. Andiamo a farci la prima parte del fuoco, però. Non va niente. Dai, dobbiamo uccidere solo i troll di ferro. Sappiamo già dove sono gli scrigni. Ci dovete credere, raga, durante il farming non abbiamo avuto un minimo di problema. A parte quello dell'invito ogni tanto. Ma quello a me bastava riprovare tanto in tanto e riusciva. Vabbè, io adesso ci facciamo tutto normalmente. Poi il manufatto lo... Poi per esempio, vedi un altro bug che è capitato?
L'altro pezzo del manufatto l'ha dato il troll precedente, per esempio. Che era là? Che è il troll? Quel cosa è il troll di ghiaccio. La parte prima. A lui ha dato il pezzo del manufatto, a me no. Cioè io mo l'achievement me lo faccio nel cubo, hai capito? Però tanto me lo metto col servo, non me ne frega niente. Che cioè non mi deve dare fastidio un gioco che lo faccio. Vedi, noi esploriamo, prendiamo tutto quello che c'è da prendere. In alto a destra ci sono tutti gli obiettivi. E poi mi devi fare sti scherzi, io non ci sto. Voleva colpire, ma non va. È un gioco questo qua, raga. Se volete giocarlo alla Diablo, ovvero andare avanti e massacrare, basta. Lo potete tranquillamente fare. Poi abbiamo visto. Qui ci dovrebbe essere lo scrigno. Primo teschio. Cioè adesso io c'ho l'achievement, ti trovi tutti quanti i manufatti, ma a me me l'ha tolto l'altra parte dell'Evatime. No vabbè, che c'è due l'achievement, una volta che l'hai fatti non si tolgono più. Lo so. Però intendo, almeno adesso posso aspettare che finiamo tutto per farmi l'Evatime. No? Sì sì, aspetta, non farlo perché... Oh, scherzo se blocco pure a te. E già te l'ha fatto. Oh e basta, mi hai dato un po' di pezzo di me. Questo il ghiaccio del frigorifero lo stava facendo male questo. Ah! Siamo quasi ucciso, sta merda. Morto. Secondo teschio, posso salire di livello anch'io. E allora devi tornare indietro. Stava vicino, se non sbaglio l'altar. Sì, devi scendere tutta quanta questa cosa e lo dovresti trovare. Ma qua vicino. Ci stanno delle robe di sangue, non so se tu le hai prese. Tu adesso guardo. Boh. Io non le vedo, forse sono quelli che ho ucciso io. Ma quindi non te l'ha droppata la parte Leviathan? Ah no, sì, te l'aveva droppata. Te la parte sì, sì, a me quella Leviathan. Ti manca solo la corda dell'arco di scatti. Ma ora vediamo se me lo puoi passare l'arco, ma vediamo. Questo se me lo dà. Oh, ma dove cacchio si andava? Devi uscire. Oddio, non trovo più la strada. Qua. Allora, cosa aumentiamo? Salute, ma aumentiamo un po' la salute. Ah. Ti dono. May the god of thunder honor me for the blood I have spilled in his name. Arrivo, my brother! I'm waiting for you.
Eggmi. Ok, andiamo a uccidere quel gigante di ferro. Va su, vivi. Vorrei volentieri qualcosa di fresco. Ah, mi serve il frigo però. Lo ghiaccio intanto. Lo sai, mi sa che lo devo uccidere io per far uscire quel coso. Poi l'altra volta l'hai ucciso tu. Scusa, poi a prescindere da chi lo uccide dovrebbe dare la parte... Dovrebbe darla a tutti e due la parte, quella del manufatto. Vai, si è buggato? No. Ghiacciato, ok. Lavatain, pomello, ok, me l'ha dato. Ecco. E nient'altro qua. Ho bisogno del frigo. Ho aspettato pure a te a chiamarlo frigo di qua. Sì. Sei un mostro, quindi. Sei un farabutto. Un farabotto, come diceva Totò. Ma non ci sta frigo qua. Eccolo, 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 eccolo. Avanti, dai, dai. Ah, mi ha preso in pieno sta merda. Cazzo, ho finito i cosi per curarmi. No! Cosa stai facendo al mio brada? Non ti permettere mai più di toccare figli. Sta un berserker del cacchio. Ancora. Aia. Ti faccio male e ti fulmino. Non ti permettere mai più. Mai più. Ma che è un totem di cose da spaccare quello, no? No, sono di ghiaccio quelli da spaccare. Frigorifero. Ah. Io odio il caldo, quindi. Ah. Aspetta, lasciali venire. Seriously, I am too hot. I am too hot. Quasi morto. Ah, mi serve sangue, sì. 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 Mazza Vanir. Il coso di ghiaccio adesso. Cosa da spaccà? Don't lose a finger if I don't find somewhere more soon. Due di totem e un teschio di ferro. No, penso che siamo giusti, scelto. Potrebbe.
Ancora che mi ostino a tirare un ghiaccio addosso a questo. Io mi sto congelando, devo tornare indietro. Ne è uno che ti insegue, ammazzo io. Guarda, non vengono nel fuoco. Tutta scena. Beh, i giganti però bene. Perché poi sono grassi, sono grandi, vogliono fare i piaciuti. Rischi lo stesso. Totem spaccato. Sì, ci siamo lasciati qualcosa perché lì c'è il boss. Un teschio e un totem. Probabilmente nella prima parte, sai? Da dove sta il fuoco ne abbiamo trovati due di teschi, quindi non lo so, penso che almeno là l'abbiamo fatto. Non è che non ci sta qualche grotta nascosta. Io mi vado tutti i bordi qua, mi vado. Io torno all'area iniziale, va bene? Intanto magari essere ucciso. Qua ho visto tutti i bordi, non c'è nulla. E questa è la parte noiosa, ovvero noi ci impegniamo a fare anche questo, per trovare tutte le robe collezionabili. Se cioè, poi le abbiamo fatte tutte ormai, no? Per qualsiasi mappa. Qui ci dovrebbe dare l'achievement completista. Vediamo. Dovremmo anche fare la mappa a caccia di questo se vogliamo fare anche l'altro achievement. Mi sto facendo tutti i bordi qua, ma non lo vedo. Non vedo manco il... Il totem sicuro sta la parte iniziale. Il totem. Sì, nella parte di ghiaccio. Quanto riguarda invece... Il teschio... Potrebbe essere ovunque. Basta pure una grotta nascosta, no? Vedo neanche grotte. Prendi gli spazi offuscati? Mm.
Forse che durante la furia del combattimento non abbiamo visto il totem. L'hai trovato? No, intendo, possibile che mentre stavamo combattendo qua in mezzo a tutti non abbiamo visto il totem. Trovato. Vedi se in quella zona sta pure il tesico. Sto guardando. L'è già aperto. No, eccolo qua, l'ho trovato io il teschio. Allora dammi un attimo che mi riparo. Sfidante il forno supremo. E arrivo. L'achievement mi ha dato. Qui abbiamo fatto tutte le sfide, quindi. Buona così. Boh, ci manca quello di completare il gioco. Dove sto io non mi danneggia né il fuoco né la neve, cioè non mi sta danneggiando nulla, quindi ti posso aspettare tranquillamente. Sì. E niente ragazzi, queste erano le sfide, quelle in verde che vedete in alto a destra. L'abbiamo giocato bene il gioco, quindi abbiamo fatto tutte le sfide. Questo per far capire quanto olè siamo fissati. Fischi di ferro. Dai achievement, vieni a me. Perché a me non me lo dà sto giro achievement? I don't really know my friend, don't really know. Che gioco maledetto e buggato. Io ho i miei bug, tu hai i tuoi, che cazzo devo dire. Boh. E abbiamo fatto tutti assieme le sfide. Ma mi dà. E non mi dà l'achievement. Che gioco mi sta. Non so che dirti. Ricorri pure tu al Sam. Lo so. Qua. Non si va di qua, non si va. Però li meritiamo il diritto, perché li abbiamo fatti in maniera normale questi. Che cacchio. Mm? Cioè, lo possiamo usare quel programma lì. Se un gioco è buggato, io lo utilizzo solo per fare così. Se poi c'è gente che lo fa per il gusto di farseli, problemi loro. Qua non si va. Non ci pensiamo, non ne parliamo più, che alla fine che ci banno. Fanno guarda lì lì che volevano. Bannare. Andiamo a combattere contro stronzo finale. Ti devi fare più avanti, sì. Vivi, mi sa che io posso fare. Finiamo Vikings e poi devo andare. Vabbè. Va bene? Va bene. Prendi la pietra unica del portale distrutto. Vici guardiani. Ok. Due guardiani, eh. C'è uno che ci refula la vita a uno quando uccidiamo l'altro. Ci scommetti? Madonna. Corri veloce nella parte di fuoco, Vivi, che qua ti ghiaccia. Sono un genio del male, lo sai, Vivi? Perché? Non mi sono ricaricato le cure. Morirai allora.
Uno è andato. Mazz, paroi. Due. Aia, li morto. Perché il più grosso se la prende con me? Affanculo. Ah, il fuoco mi fa male, il fuoco mi fa male, il fuoco mi fa male. Dimmi che c'è una parte di... Ah, questa qua, qua, vivi. Ammazziamo quello stronzo che continua a far apparire sti cosi. Beh, quelli sono la mia unica fonte di guarigione, vivi. Porca puttana, scelta, però. Mi ha un mir. Il fuoco mi sta facendo male. Anche a me. Oh. Ti fa il cazzo che ti pare. Perché non mi posso muovere? Il matto. Ma il cazzo però, guarda qua, mi ha levato mezza vita. Vai, Odin. Assistimi, Thor. Vai, vai, è quasi morto. Crepa. Via del ghiaccio e del fuoco. The Ulfung took the rune stones from the ancient portal back to their village. The eternal well was at last within reach. All that remained was to overcome Grimnir, he who had slain the old chieftain and forged the fate of the Ulfung. One last time we must count on Fraki's rune stone. Dobbiamo uccidere solo Grimnir, dai. The fate of the nine. Me devo staccare mo vivi. No! Ho avuto un impegno improvviso. Palle quando ci sono questi cazzo di contratti della merda. Va bene, non fa niente, significa che lo finiamo la prossima. Vabbè, it will take you to the eternal well. This shall be your final battle. The fate of the Ulfung, the clans and all the nine realms is in your hands. May Tyr give you courage. May Thor smite your enemies. Yeah. May Skarthi keep you safe on your travels. May Loki bring us wealth. I mean, bring you back. Guarda questo. May Odin protect you and grant you victory. Go. There is no time to waste. Find Grimnir and stop him before it is too late. If you just all stop blabbing on, I'll go do what I do best. Grimnir. The vengeance of the wolves of Midgard awaits you. Yeah! Guarda, intanto c'è una cosa, possiamo farlo martedì prima di Sirius Sam, sai? Allora, intanto fammi fare il coso qua. Cosa? Ed è, me l'ha fatto assemblare tranquillamente il Levatine. Giusto. Poi fammelo vedere. Ah, è una mega asce il Levatine. Che è una figata. Che danni fa? Ah, ne fa pure abbastanza. Che bello. Me la faccio nel culo per l'arco io, quindi. Che bello, Oh, un nuovo elmo. E la Madonna. Guardalo. Buah. Non è che c'ha la nuova armatura pure questa. The fox of Niflheim will freeze your blood. Wrap up warm, my chieftain. No, nel suo coso non ce l'ha l'elmo. Allora io stacco, quindi scusami.
Ma niente, ragazzi, lo continuiamo la prossima volta. Facciamo così. Quando farò questo gesto, arriverà poi il taglio del nuovo video. Quindi per ora chiudo qui questa prima parte. Su YouTube vedrete che riprenderemo poi l'ultima missione, perché Shield è dovuto andare. Grazie Shield per la partita, non ti preoccupare. Nada, scusa. Faccio il gesto perché poi da qui partirà il video. 1, 2, 3. Ragazzi, eravamo rimasti che Shield ci abbandonò, quindi scusate se il video voi di YouTube lo vedrete da questo momento qua. Io comunque vi ricordo, seguitemi nel canale Twitch se volete giocare con me, anche se ormai Shield si è preso il mio cuore oltre che le mie cooperative se le merita tutte. No, non me ne frega un cazzo di Pamela Anderson, no, questo detto proprio così non me ne frega proprio niente, non la penso. Non è mai venuto uno qua del cast di Vikings? No, mai è venuto. Comunque, eravamo rimasti. Ho parlato prima nella live della mia esperienza al Comic Con. Se volete rivedervela, andate nel mio canale Twitch. Altrimenti, lasciate stare. Non è che forse chissà che in storia. Shield, invita, mi aspetto te. Riprendiamo. Sì. Dobbiamo fare l'ultima missione, raga. Dobbiamo uccidere Grimnir. E fermare il Ragnarok. Intanto vado a prendere l'acqua che entra. Ci siamo. Allora, un attimo solo, fammi giusto aggiustare in web. Qui si è il canale Twitch, link in descrizione. Passate, ragazzi. Non mi devo caricare questo, no? Fai dimmi con roba da vendere, sì. Ma chiedimi quando sei pronto. L'ultima missione non ci sono sfide. Pensa a te. Ah, l'elmo di Buffin me l'ha tolto, quindi me lo devo. Ho parlato prima che mi stavo preparando, che stavo vendendo un po' di cose, e Helga ha detto che ha la sensazione che noi non torneremo. Ci molleremo per il Ragnarok? Boh, però ho detto, sai, no, quelle frasi tipo: oddio, la sensazione è che tu da questo punto non possa più tornare. Qual elmo, attenzione. Elmo con le corna. Andiamo? No, aspetta, fammi finire di vendere la roba qua. Mi vendo le armi. You're not gonna listen to me, are you? Go on, jog on, throw your life away on this fool's quest. Comunque, una delle scene più agghiaccianti che ho visto al Comic Con è un vecchio che faceva le foto a un gruppo di belline cosplayine. Oddio, mi pensi quello che penso io? Mi ha un po' agghiacciato quella foto, raga. Vabbè, comunque la gente quando ha la segatura in testa, quelle cretine che si stamano poi, cioè. Pure voi, no? Be careful, my chief. Thank you.
Ah, i talismani, questi sono importanti. Io ho preso... Le diodine le ho finite. Ho preso Quelli di Thor l'avevo finito. No, quelli di Thor l'avevo finito. Quelli di Odin. Ho preso anche quelli curativi. Sì, uso solo quello curativo. Dai, uso Thor e Odin. No, io c'ho sia Thor, Odin e quelli curativi. Ok, vai. Un attimo. Che prima mi ha crashato il server e dover prendere un attimo la zona di guarigione. Dai, finiremo questo gioco. Ok, andiamo. Are you ready, my brother? To stop the Ragnarok? Yes. Tra l'altro in questi giorni finalmente ho visto... Sabato mi sembra. Ho visto Thor Ragnarok. In un luogo segreto, sotto le radici dell'albero del mondo, giace il pozzo eterno. Si dice che chiunque beva le acque abbia il potere di dare inizio al Ragnarok. La fine del mondo. E Grimir ha sconfitto il guardiano del pozzo. Ma perché non beve? Pochi domande reagiscono. Grandi potere. Mi piace il fumettazzo che mi sono preso. È bello, l'avevo già visto su Amazon. Non mi dire che dobbiamo scontrarci direttamente con Grimmy. Oh, vieni che qua il ghiaccio ti piglia brutto. Oh, oh, oh. Come? Oh, arrivo, arrivo. Ma perché te ti fa partire invece a me tutta quanta la scena lì? Che scena? Quella della tipa che narra. Non l'ha fatta. A me non l'ha fatta, cacchio. A me sì. Grimini, eccolo qua. Questo potere è mio di diritto. Why do I waver? Why do I not drink? I had the strength to defeat the Guardian. I should claim my prize! But what would it do to me? What is the secret the gods hid from us all this time? The frost giants follow me. Surt and his fire giants follow me. I am destined to lead the giants against Asgard. Yet the prophecies are vague. Why does he who drinks from the well have the power to start Ragnarok? Who goes there? Ciao Fabio. Face me. It's time we ended this game of hide and seek you've made me play. The eternal world is mine. Subito così. Die. Vabbè, però, cioè. Sì, ma questo si è messo proprio sopra il coso del... Aia. Tanto così difficile, sai? Forse è la prima fase. Oh. Ma solo io non sento le musiche. O non ce n'è, non c'è la musica, non c'è. Infatti vedi, la prima fa. Addio. No, è caduto nel pozzo, quindi adesso lui barrà l'acqua.
Era troppo easy. Scollo, Verazzi. No, dico. Oh, ciao. Molto difficile. Dove dobbiamo colpire? Ma non me lo segna. A me i corvi non attaccano. Boh, ho lanciato il talismano di... Ah, ecco adesso. È la fase solita boss fight, lo lasci attaccare e poi si stanca. Adesso quelle tre sfere che hai intorno. Non lo so, ne ho quattro adesso. Non ho la benché minima idea di cosa possano essere. Gliela lanciate addosso, visto? Lanciagli quando la prossima volta che si stanca, fagli l'attacco di Thor. Sì. Che quando prendi 5 di quelle sfere attacca. Sì. Ne ho 3. Quattro. Con la quinta. 5. Questo, ah, infatti sono queste quelle che lo stordiscono. Dai, è quasi morto. Ok, le sweat le droppano le gambe che si lancia addosso. Eccola. Nemmeno toccato. Adesso? Morto così? It is done. Non mi hanno tradita, puoi bere dal pozzo eterno. Our enemies are defeated, and the eternal well is yours to drink from. If our enemies are defeated, there's no need for me to drink from the well, right? Winter still threatens us. The great ice still engulfs Midgard. Besides, if you do not, someone else shall. And whosoever drinks from this well claims the power to bring about Ragnarok. Why do I feel like you have played me, Vala? Okay. I have not played you, child. If you were not acting of your own free will, you can at least be assured that I am not the one that has been in control. Hi. Is anyone? Come on. It's time. The chieftain of the Ulfung never returned to his village. When they ask me what happened at the Eternal Well, I say, truly, that I do not know. It is said that the Herald of Ragnarok is the giant wolf Moongarm, who will swallow the moon and bring about eternal winter.
I know that wolf by another name. He was a great leader, a proud Viking chieftain. And the most unlikely friend I ever made. He never returned to his village, but he guards it, even to this day. May the gods shine their favor upon the wolves of Midgard, for one day, one dark day, when his clan is destroyed, he will return. Che finale brutto, eh? Ma davvero? Ti ha dato qualche achievement? Mi ha dato achievement Garm, quello di completare la terza campagna. Perché a me non l'ha dato? Mi ha dato sponde lontane e Garm. Vabbè raga, questo era il finale deludente di un gioco che ci ha deluso comunque per la strada. Non potevo aspettarmi, oddio, ma aspettavo qualcosa di buono almeno dal finale. E invece? Invece niente, anche il finale non mi ha dato manco l'achievement del finale, ma su questo non vi preoccupate. Fammi vedere Shield. Sponde lontane Garm. Ah, infatti dice quello di sponde lontane invece che re. Scompegna la campagna 3. Campagna 3. Vabbè, raga, questo era Vikings Wolves Midgard. Ringrazio Shield che si è prestato nel giocarlo con me. Ci vediamo a brevissimo. Stay nerd, stay pizza. Ciao Shield. Skull. E ricordatevi, link in descrizione se volete fare altri giochi, avete altre proposte magari migliori di questo. Parlo di GDR, sapete dove trovarmi.